Se fosse servito a portare a casa punti sarebbe stato un gol importante, però non è servito, quindi peccato. La partita, Leo, primo tempo più che equilibrato, anzi forse anche meglio il Pescara, nel secondo un po' troppo rinunciatari. Ma sì, credo il primo tempo comunque sia stato interpretato bene, eh, il vantaggio è stato più che meritato. Poi l'episodio di rigore un po' dubbio del primo e il secondo tempo credo che la partita sia stata giocata un po'... Da parte di entrambe le squadre c'era un po' di, di ritmi bassi diciamo e poi l'ha decisa un episodio. Nel secondo tempo ti abbiamo visto in alcuni tratti di gara con l'Ascoli che per me è anche un po' isolato in avanti, ma Mancuso preferisce giocare con il 4-3-3, con il 4-4-2, con il 4-3-1-2. Come ti trovi meglio? Ma non c'è una preferenza. Come, dove vengo chiamato in causa cerco di dare, dare il meglio penso che in questo campionato abbiamo provato quasi tutti i moduli e, e in un modo o nell'altro è, è andata bene in alcuni casi meno bene in altri con, con tutti i moduli è chiaro Leo che i cinque attaccanti alla fine era un po' la situazione di emergenza per cercare di riprendere il risultato però perché secondo te questo Pescara dà la, quando dà la sensazione di voler spingere ci riesce bene perché per gran parte della partita attende troppo? Ma non, questa, non, non, so, non saprei rispondere a questa domanda perché la partita comunque è fatta di, è fatta di momenti e non si può, non si può sempre spingere sull'acceleratore, ci sono momenti in cui riesci a farlo e devi essere bravo secondo me a sfruttare le occasioni, le occasioni che ti capitano perché poi appunto eh, gli episodi alla fine come, come è successo oggi ti possono condannare. Leonardo però il rendimento tra le gare esterne e le gare casalinghe è abbastanza evidente, soprattutto nelle ultime quattro partite lontano dall'Adriatico avete sempre perso, però l'atteggiamento che avete in casa non riuscite sempre a riproporlo in trasferta. Sì, beh i numeri, i numeri in, questo, in, questo, in questa situazione parlano abbastanza chiaro. Eh... Cioè Nell'ultimo periodo so, soprattutto non siamo riusciti, come hai detto tu, a riportare ad diciamo, ottenere gli stessi risultati in casa che fuori, però ripeto il campionato è molto, è molto di alti e bassi lo, di tutte le squadre. Quindi. Quindi credo che sia, sia normale. Mi piacerebbe chiudere guardando l'anticipo di venerdì con il Perugia. È un non dico match point, ma comunque un match delicatissimo in chiave playoff. Sì, perché è abbastanza uno scontro diretto. Ed è chiaro che, che far bene in quella partita ti, ti, ti garanti, diciamo, sono punti che servono per, per piazzarsi il meglio possibile nella griglia.